Ciao ragazzi, sono tornati alla parte numero 13 dell'Expedia Earthbound. Allora, nella parte scorsa ho giracchiato un po' per il deserto, per questo deserto, cercando di trovare un qualcosa che in realtà non l'ho mai trovato, ma di cui ho scoperto l'esistenza cercando su internet, casualmente. E ci terrei a farlo vedere. Per un motivo che capirete molto, molto, molto più avanti. Paolo nel frattempo ha imparato un nuovo potere psichico, Scudo Sigma, questo dovrebbe essere Sigma, che protegge tutto il team con uno scudo psichico, che blocca un attacco psichico del nemico. Allora, ho scoperto dove sono queste due cose, perché sono due. Una dovrebbe essere più o meno qui intorno. Eccolo qua, questo piccolo puntino nero, non so se lo vedete. È un personaggio. Perché vorresti parlare con un piccolo sesamo nero come me? Volevo chiedere scusa al sesamo bianco perché gli ho fatto del male prima. Se solo potessi vederla. Ah, ok. Tizio di fotografie. Sai che non lo sapevo che dava anche tizio di fotografie, sta cosa qui. E dall'altra parte del deserto c'è il sesamo bianco e ora andiamo a parlargli. Sì, mentre tipo muoiono di caldo. Ok, andiamo dall'altra parte del deserto. Tanto questi nemici qua sono robetta da nulla, muoiono in un turno, gli attacchi normali. Il tuono, eh. Ha colpito Ness che ha l'ha riflesso con la medaglia Franklin. Figata. Figata. Che culo. Dovrebbe essere nella parte in basso a destra del deserto. Skip sandwich deluxe. E te? Così come le scimmie di mare vivono nel mare, le scimmie al deserto vivono nel deserto. Volevo dire deserto, non deserto. Sono felice che ci siano animali nel deserto. Tu no? Allora, il sesamo bianco dovrebbe essere da qualche parte qui. Eccolo qua. Aspetta. Prima devo portare fuori la spazzatura. Quindi curiamo innanzitutto Jeff della scottatura. Ok. Posso dire che il sesamo nero, diciamo, amava. Ah no, scusa. Il sesamo nero che io amavo una volta è da qualche parte in questo deserto. Se lo vedi, per favore, digli che lo amo ancora. Veramente? L'hai già visto? Stava bene? Capisco. Qui, diciamo, sono due amati che si mancano l'un l'altro, diciamo. Non sono dei personaggi particolarmente importanti su Earthbound, però quel tizio lì per ora lo evitiamo. Più avanti vi parleremo. Ok. Qualcuno è ferito? No, andiamo. Questo tunnel ci porta direttamente a Forside, la prossima città. Città anche parecchio importante. C'era come arena su Super Smash Bros. Melee. E quindi tornerà anche su Super Smash Bros. 4. Ok, questa città è strana perché è tutta in diagonale. Sì, è tutta in diagonale. Non so se è tipo tutto in discesa o in salita. Penso sia semplicemente slittata di 45. Non slittata, ruotata di 45 gradi. Allora, ci sono un sacco di cose da fare su Forside, veramente tante, ma io non mi ricordo in che ordine. Allora, qua ci dovrebbe essere la caffetteria, tipo, non so. Ah, innanzitutto in questo, mi sembra fosse questo locale, ci dovrebbe essere una battuta. Ecco, meeting pianificato per Earthbound 2. Solo coloro che sono, connessi al progetto possono entrare. Cioè, qui ci sono gli sviluppatori che stanno lavorando a Earthbound 2. Buona fortuna. Allora, forse era qua il bar. Ci dovrebbe essere un bar. Ok, qui in questo bar ci dobbiamo andare più avanti. Ricordavo che non fosse il primo trigger, ma volevo essere sicuro. Allora, quale potrebbe essere il primo trigger? Forse il centro commerciale? Anche se mi sembra un po' strano, francamente. Forse è qua il primo trigger. Ma mi sembra di no.
proprio andaci comunque, l'ascensore. Questo ascensore è solo per l'uso di Maestro Porky. Va direttamente al 47° piano. Smetti di guardare i miei fianchi. Perché non stai da qualche altra parte se non oltre a di fianco a me? Sì, ha detto Maestro Porky? Strano. Cosa ci fa Porky qui? Sì, si fa entrare? Ok. Ma... no. Entra qua. Ok. Questo ascensore non si può andare. Ascensore elevato. Cioè, elevato. Privato. Sì, non è disponibile al pubblico generale. Ok, entriamo qua allora. Qua c'è... proprio lui. Porky. La la. Questo è il mio povero vecchio amico. Come che ti chiamavi? Culo di maiale. Ah no no no, Ness. Non sei venuto qui per... non sei venuto qui per chiedermi dei soldi? La la. Ma non mi riconosci? Sono il maestro Porky. Porky, capisci? Ora sono il partner di Geldegard Monotoli e gli do consigli di natura politica ed economica. Ho sentito che c'erano dei piccoli ratti di fogna che stavano facendo domande sul signor Monotoli. Monotoli. Eri tu, Ness? Questo non è un posto per gente come voi. Via di qui, ora, perdente. E se guarda il corpo ci portano fuori. Molto rude come cosa. Non farti mai più vedere vicino a Maestro Porky, capisci? Vabbè, qua invece c'è, se non sbaglio, il padre di Porky. Sì. Non sei cambiato molto, Ness. Io sono Aloysius Minch, il padre di Porky. Grazie al successo di mio figlio, io ora vivo come la vita di un uomo ricco. Ogni cane ha i suoi giorni. Ecco il proverbio perfetto per descrivermi. E ride, ride. Allora? Oh, mi si stanca la mascella. Quindi Porky è tipo diventato ricchissimo, è diventato partner economico del signor Monotoli, che è diciamo l'uomo più ricco di Forside. E va bene, è buono sapersi. Scendiamo. Penso che a un certo punto sarebbe stato un trigger necessario questo, forse il prossimo trigger è al centro commerciale. Sì, proviamo ad andare là. Come siamo messi a vite e punti psichici? Ci sta. Sì, ci sta. Ok, questo è il centro commerciale. Il centro commerciale di Forside è molto molto grande. Anche se è difficile entrare negli edifici di Forside. Ah no, temporaneamente temporaneamente chiuso. Guarg. C'è da farsi qualche domanda. Ok, neanche quello il trigger. Il bar no, perché il bar mi ricordo che è dopo il centro commerciale, sicuro. Forse il museo. Proviamo ad andare al museo. A città c'è un museo. Il museo di dinosauri. E madonna quanto è odioso entrare negli edifici di Forside. Ciao signora. Il museo di dinosauri non ha dei veri dinosauri, sono tutte delle repliche. Sono sicuro che tutti lo sanno. Se vuoi andare comunque a vedere i dinosauri, $5 a testa? Non mi ricordo neanche che bisogna pagare. C'è anche un ricercatore accademico dentro. Questo però non sono sicuro che sia il primo trigger, perché se non sbaglio questo si bisogna fare più avanti, parecchio più avanti. Levati. Harry Dyer. Tizio le fotografie. E dai, fammi sta fotografia. Vai, veloce. Sì, fuzzy pickles. Ok, vi leggiamo il cartello. Ossa di dinosauro. Queste ossa di dinosauro si crede fossero dal sud di Scaraba. Non chiedete dettagli, la nostra ricerca sta ancora continuando. Salve signore. Sono così felice che abbiamo dei visitatori oggi. Questo giorno, di questi giorni, poche persone vengono qui. Solo il signor Spoon, il signor cucchiaio, il ricercatore accademico. Mi chiedo se ci sono delle star famose oggi. Ah, è vero. Dinosauri. Sono grandi, non è vero? Beh, è tutto ciò che ho scoperto dalla mia ricerca. Vuoi sentire altro? A dirti la verità,
Ho sentito che dei dinosauri sono stati trovati nella parte sud di Scaraba. E ce n'erano un sacco. Sono dei rapporti non confermati, che i dinosauri hanno mangiato alcuni dei nativi lì. Se vai, per favore, cerca di trovare dei dinosauri e portami delle fotografie. Torna pure a studiare, perché non mi piace stare da solo. Ok, questo mi ha fatto venire in mente una cosa, perché qua ci dobbiamo tornare più avanti. Mi è venuto in mente un altro possibile trigger. Forse mi avevo ricordato male e forse questa cosa qui bisogna farla adesso. Dov'è il signore? Qui abbiamo bisogno. Eccolo qua. Questo buco è grande. Buon buco, buon buco, buon buco. Prima qualcuno ha chiesto di scavare per dell'oro sepolto. Ho iniziato a pensare che fossi obbligato a trovarlo. Sto morendo di fame. Hai il cibo? Ce l'avrò sicuramente, Todd. Skip sandwich. Se trovo l'oro te lo darò. Oddio, chissà che forse fosse questo il trigger. Ah, così mi fa riposare di notte, grazie. Oh, Jeff ha riparato a Broken Spray Can. E ha dato Defense Spray che è completamente inutile. Lì in quel buco. Per ora non c'è nulla. Sì, dai, forse era questo il trigger. Secondo me era questo. Adesso questo tizio sta iniziando a scavare. Boh, proviamo a tornare al Forside. Perché mi ricordo che uno dei primissimi trigger di Forside è aprire il centro commerciale. Una volta che mi ha aperto lì, poi il resto me lo ricordo tutto. Ok, questo era quello che prima era quel piccolissimo buco, ora è diventata questo grande tunnel. Allora, innanzitutto riposiamo da questo tizio. Ok. E poi per andare avanti bisogna entrare là sotto, mi sembra. Ok, abbiamo finalmente scoperto questo beniamato trigger. Il tizio a cui prima abbiamo dato da mangiare ha scavato e scavato e scavato e scavato e ha creato questo tunnel. Non ho avuto problemi a scavare fino a qui, finché non ho trovato un labirinto. Sono apparsi un sacco di mostri, quindi non potevo procedere. Ci sono 5 grandi talpe. Se sconfiggessi i mostri potrei continuare. Penso che ho una ulcera dalla preoccupazione. Non sono in grado di fare nulla. Ok, nella prossima parte andremo a cercare e sconfiggere queste 5 grandi talpe. Per ora termino qui la parte numero 13 del Let's Play di Earthbound. Se vi è piaciuto, cliccate il bel giorno, un salto e vi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.